Ancora 24 ore di tregua. I negoziati strappano un altro giorno di cessate il fuoco mentre si ripetono le scene di festa per il rilascio di ostaggi e prigionieri palestinesi. Nel sesto scambio, 30 prigionieri sono stati rilasciati dal servizio carcerario israeliano, 16 minori e 14 donne. In precedenza, 16 ostaggi erano stati consegnati alla Croce Rossa Internazionale. La Jihad Islamica palestinese afferma di aver partecipato alla consegna, a conferma del fatto che non tutti i 240 ostaggi sequestrati nel raid del 7 ottobre in Israele sono detenuti da Hamas. Le autorità israeliane sono state informate che 3 ostaggi, una madre e i suoi 2 figli piccoli, tra cui un neonato di 10 mesi, sono morti durante i bombardamenti israeliani su Gaza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato i sopravvissuti all'attacco del 7 ottobre, nel quale Hamas ha ucciso 1.200 persone in Israele e ne ha prese in ostaggio altre 240. Netanyahu si è impegnato a riportare indietro tutti i rapiti. Se i colloqui per un ulteriore prolungamento della tregua dovessero fallire, le agenzie umanitarie temono che la ripresa del conflitto possa sfociare in una crisi umanitaria ancora più profonda nella striscia di Gaza. Save the Children ha dichiarato che cercherà di continuare a fornire aiuti di base come acqua in bottiglia, cibo e medicinali.